Allora, nel 2012 poi combino il fattaccio. No, bugia. Subito dopo aver fatto questo disco, che poi sarà l'ultimo disco con la mia casa discografica, con la mia ex casa discografica, la mia ex major, decido di rompere i rapporti con la stessa, proprio per non finire in quel tritacarne del post talent. Sai, quando purtroppo ogni anno il talent, cioè purtroppo, cioè ogni anno il talent sforna dei talenti e li dà poi in mano a delle discografiche che dovrebbero lavorarci sopra per creare dei progetti artistici. Qualcuna su qualche casa discografica su qualche cantante lo fa, su altri preferisce non investirci perché tanto l'anno dopo arrivano quegli altri. Insomma, c'è una specie di riciclo, insomma, prima di essere buttato, detto in maniera elegante, nel pattume, perché dire essere buttato nel cesso dalla tua casa discografica pare brutto, ho deciso di, insomma, di concludere il mio contratto prima della scadenza e ho deciso di autoprodurmi. Ho iniziato prima producendo un concerto che è stato, insomma, il primo concerto di Natale all'Auditorium Parco della Musica. E poi ho, insomma, prodotto quello che insomma, è stato il primo disco di Inediti. Tra l'altro, vi saluta tanto Ursula, visto che, insomma, durante il concerto di Natale spesso si... cioè spesso, soprattutto nell'ultimo concerto, il 16 dicembre scorso, abbiamo fatto una full immersion nelle più belle musiche delle fiabe Disney. Insomma, volevo portarvi Ursula questa sera. Sì! Com'è che iniziava Ursula? Era dolce e vicino, ma è quello che sa fare meglio. Purtroppo non potrò essere a Maratea questa sera. Vabbè, diciamo che rimaniamo sempre sempre in tema mare, con un brano bellissimo, molto recente, tratto da Oceania. No, aspetta, datemi prima la tonalità. Ok, rifacciamo. L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua. In me c'è un figlio premuroso, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, non mi fermerò quando troverò un posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome, ed io non so dove è che andrò. Anche il vento mi schiona, continua ad attrarmi, lo seguirò. È un lungo viaggio quello che affronterò, però tutti paiono felici. Io non mai niente, penso che ci abituerai. Hanno quei bei volti sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. Posso comandare, non mi postrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò, ma la voce dentro che grida no, cresce in paura.